Guarda dall'alto al suo popolo in cammino la Vergine Santa, l'Immacolata Concezione, celebrata oggi 8 dicembre in tutto il mondo, una ricorrenza fortemente sentita dai fedeli tutti che dà inizio ufficialmente al periodo d'Avvento, quel momento solenne dell'arrivo del Cristo, della nascita del Salvatore delle genti, custodito nel Sacro Tempio del Grembo dell'Immacolata. In onore della Vergine Santissima, da ieri giorno di vigilia, tanti gli appuntamenti che hanno celebrato l'evento. A Barletta, in cui fortemente sentita la ricorrenza per la devozione che da sempre lega la comunità all'Immacolata Concezione, grimita piazza Plebiscito, dove si erge altissima la statua della Madonna. Accompagnata da canti di giubilo e inno alla Vergine, il consueto omaggio floreale a cura del comando dei Vigili del Fuoco, la corona di fiori issata a bordo di una gru, come nel più tradizionale dei salvataggi, ad essere salvati in questo caso i cuori giubilanti dei fedeli presenti. Evviva Maria, Maria. È bello questo gesto che ogni anno si compie qui a Barletta, questo omaggio floreale a Maria, lei che è il fiore più bello di questa terra. Ecco, ma noi offriamo non solo il fiore, ma offriamo anche la nostra vita, e penso che sia questo il senso anche di questo gesto che ogni anno si compie qui in questa piazza, sempre più gremita comunque di gente, soprattutto a Barletta, che ama molto la Madonna e che è città mariana, Civitas Maria. E quindi anche quest'anno abbiamo questa opportunità, e poi ci sposteremo anche secondo quella che è la tradizione di Barletta per l'accensione comunque del fuoco, il fuoco che ci richiama certamente all'amore di Dio e allo Spirito Santo.